Presidente Musumeci, cambiano gli assessori in Sicilia, però i problemi rimangono sempre gli stessi, anzi col passare del tempo peggiorano. Uno su tutti, il dissesto idrogeologico della zona. Beh, intanto se cambiano i giocatori di una squadra e l'allenatore rimane sempre lo stesso, io credo che la squadra non possa aspirare alla promozione. Non si è capito che in Sicilia il problema non sono gli assessori, il problema è Crocetta. Abbiamo già conosciuto 52 assessori, probabilmente ne conosceremo ancora qualche altra decina, ma il presidente della regione rimane sempre lo stesso, nella sua isteria autoreferenziale, nella sua incapacità di governare, nel suo delirio d'onnipotenza. Nel frattempo la Sicilia frana in senso anche fisico e immateriale, la Sicilia crolla, non c'è un solo settore che si regge, ed è disarmante come una parte del Parlamento siciliano, a cominciare dal Partito Democratico, sostenga questa tragicommedia, ecco, che si gioca sulla pelle dei siciliani. Insomma, si può anche sbagliare a scegliere un candidato, però se dopo 2 o 3 anni capisci che non va, andiamo tutti a casa. Che senso ha continuare con l'accanimento terapeutico? Se restare legati a una poltrona è più importante del male che si fa a 6 milioni di siciliani, beh, io credo che la politica davvero non potrà mai diventare autorevole e i cittadini se ne allontanano sempre di più. Quindi noi abbiamo denunciato questo stato di cose, noi opposizione, abbiamo anche preso atto del fatto che quello che è avvenuto nel Messinese, qui a 2 passi, quindi sul litorale, nella zona, nel territorio di Letojanni e poi nella zona del Tirreno o nei pressi della città, la esondazione dei torrenti, dei fiumi, le frane delle colline è frutto della mancata manutenzione del territorio. Il Genio Civile da 2 anni scrive alla Regione denunciando la mancanza di interventi, proponendo il finanziamento di precisi progetti e da Palermo si è risposto col silenzio. Quindi io sto indagando da deputato e da presidente dell'antimafia per capire di chi sono e se ci sono responsabilità. Credo che ci siano delle omissioni per le quali qualcuno sarà chiamato a dare conto del proprio operato. Però ecco, questa zona, questa del Messinese, mi sembra davvero una zona assolutamente abbandonata. Io col mio gruppo già da un paio d'anni abbiamo segnalato l'esigenza di interventi, ricordo anche nei pressi di Sant'Alessio, su suggerimento del consigliere Trischitta, abbiamo lavorato perché si potesse finalmente determinare un intervento prioritario, un intervento economicamente anche sopportabile, accettabile. Ma la Regione e il Governo hanno ben altri pensieri, ben altri obiettivi ai quali guardare. Per quanto riguarda invece la questione Taormina Arte, questa eterna telenovela di trasformarla da comitato in fondazione, adesso l'ex assessore ormai ai beni culturali Purpura pare che volesse mettere Taormina Arte sullo stesso piano delle altre associazioni per quanto riguarda l'organizzazione del calendario al Teatro Antico del 2016. Lei cosa ne pensa? Io penso a tutto il male possibile, perché Taormina Arte è una manifestazione di rilancio della città nella sua articolazione, nella sua complessità, quindi non soltanto il teatro. Taormina Arte è diventato purtroppo negli ultimi tempi uno strumento nelle mani di persone forse non sufficientemente preparate a farne un uso appropriato. Come ho detto in una precedente intervista alla vostra testata, noi vogliamo vederci chiaro perché riteniamo che nella gestione non ci sia stata una particolare attenzione, e però siamo convinti che per Taormina Arte il governo debba predisporre un intervento specifico con un capitolo di bilancio specifico che non può essere assolutamente omologato
ad altre associazioni, con tutto il rispetto per tutte le altre. Credo che complessivamente Taormina abbia bisogno di un progetto di rilancio. Io sono stanco di leggere sui giornali ai primi di settembre, alla fine di agosto o a metà settembre, stagione positiva, il tutto esaurito, ma è normale che d'estate ci siano i turisti a Taormina. Ma Taormina non è una città che può vivere del turismo soltanto 3-4 mesi l'anno. Taormina è la capitale del turismo mediterraneo, dovrebbe viverci 12 mesi su 12. E invece la destagionalizzazione del turismo a Taormina rimane soltanto un obiettivo, soltanto un'aspirazione. Allora vogliamo metterci davvero a lavorare attorno a questa possibilità concreta? Peraltro, se funziona Taormina, attorno a questa regina si può creare con i comuni della zona un circuito turistico di richiamo, diversificando l'offerta turistica e quindi puntando su segmenti di turismo diversi, dal turismo balneare nei mesi estivi, al turismo sociale, al turismo religioso, al turismo culturale, al turismo paesaggistico, al turismo naturalistico, al turismo giovanile. Io credo che tutto questo possa essere fatto se alla regione ci fosse un governo degno di questo nome.